ospitando o lo stiamo ospitando? Chi lo sa? Non lo posso sapere. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo in un posto misterioso. Cade ha organizzato una caccia al tesoro. Non so di che tesoro si tratti, ma so solo che dobbiamo trovarlo. Sono qua con Schezza che mi aiuterà a trovare il tesoro. Quindi ragazzi, ora partiamo alla ricerca del tesoro sperduto. Sperduto? Ok. Diciamo che non è il massimo dell'igiene. Vediamo qua se troviamo il logo Synapse X. No. Dai, oh, prima indicazione trovata ragazzi. Schezza, ho trovato la prima indicazione. La Madonna, dove l'aveva messa? Adesso con Schezza, il mio aiutante, leggiamo il primo indizio. Dalla prima porta dovete entrare ed una valigia dovrete recuperare. Ok, quindi dobbiamo entrare dalla prima porta. Disco. E in una valigia troveremo, vediamo se troviamo la valigia prima cosa. Se fa ancora i fuori onda ne verrà fuori pelle sto giro. Basta indo con la cajana. Ok. Schezza, dobbiamo trovare la valigia. Ma non c'è nessuna valigia. No. Bagno. De tre di mobei. Dual. Che posto matto. Come vedete, un vecchio frigo. La ricerca della Valle Incantata. Ci sono dei bagni. Che gavia. Un porco. Già questi sono armadi. A few moments later. Oh Gio, l'ho trovata! L'ho trovata Gio qua! This is valigia. Oh! Valigia trovata. Vai un boxa. C'è il lucchetto, bro. C'è il lucchetto, sì. Colce. Adesso apriamo subito. La valigia bisogna aprire dall'altro ingresso, dovete salire. E nel salone la chiave scompare. Che già prendi la valigia. Let's go. Porta borse. Ragazzi, questo edificio è immenso. Cosa hai trovato? Ma sono queste. Prova. No, no, ma va. Fatta pace, metto le via. Incredibile che abbiamo trovato delle chiavi, ma non sono quelle del lucchetto. Continuiamo. Ostia, bello grande qua. Bello rotto. Ecco di. Così visto? Sembrava un gatto. Ecco di. Così visto? Sembrava un gatto. Mi sono spaventato. Ma non dico, sembra un gatto. Tu sei tutto da bippare. Ammazza, oh. A frigorifero che detti ghiaccioli. Attenzione, avete ora. Gio, non ho trovato niente. Io le ho trovate. Bene, abbiamo trovato le chiavi del lucchetto. This is cameraman Cademan.
Oh, figo. Ok, terzo indizio nella padella. Il vostro tesoro è ancora a scoprire, un'altra valigia azzurra ve lo farà capire. Quindi bisogna trovare un'altra valigia azzurra. Quindi ragazzi, abbiamo i caschetti da cantiere che adesso andiamo a mettere. Via. Adesso dobbiamo trovare un'altra valigia, quindi andiamo sopra. Oh, c'è un'altra lettera. Imprevisti. Imprevisti. No. Proseguire insieme dovete stare entrambi, i polsi sinistri dovete legare. Quanto legal? Oh, leghiamo i polsi. Quindi ragazzi, lettera degli imprevisti trovata. Ci diceva di legarci ai polsi sinistri. Come vedete, abbiamo rispettato le regole e ora andiamo a trovare la valigia azzurra. Quindi non troviamo più le stanze. Non l'aveva messa ancora nel bagno, appunto. Anche dietro la porta. No, no, c'è. Strano. Comunque l'avevo detto io che questo è un hotel. No, qua no. Perché se mi portare in giro il cane, magari di fuori. Guarda, beh, lì che non ho visto bene io. Eccola. Quella. Vedi che il caschetto. Trovata la valigia. C'è un altro, c'è un trucchetto, c'è la lettera. Quarto indizio, c'è ancora qualcosa. Sarà da aprire, solo la chiave sarà da capire. Oltre a questo dovete salire. Adesso già cosa devi fare. Dare, tirami in terra te. Insomma, prendi la valigia. Prendi la valigia. Che entra dal cesso. Fuori onda. Guarda che fantastico visuale. Andiamo su. Oh. Abbiamo una torcia che non va. Vai Rambo! Vieni a vedere un po', magari si sale anche da qua. No, no, c'è il terrazzo qua. Ma certo, qua ci si divertiva qua negli anni 80. Tu hai letto, Alec? Quindi dobbiamo scendere, ma dobbiamo passare da sotto. Non posso né scendere né salire. Allora, quindi si... Mi pare. Il camino. Quindi passiamo tra gli spini. Ci sei? Vai, street life. Ci sono, ci sono. Ci sei? Sì. Io e mio zoo. Oggi siamo qui a Bear Grylls, missione Canada. Questa è la foresta. Un'altra casetta sarà lì dentro. Eccoci qua. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5 chiavi sono qua. Sono 5. Ragazzi, trovati 5 chiavi. Mi hanno detto la regia. Ci sono 10 totali. Vi servono pezzi per il bagno? No, no, non c'è niente qua. Eccole lì. Trovate. Sono 5? Cos'è? Probabilità. Trovato le 10 chiavi. Con 2 euro. Là. Vediamo se ci dà qualche segno. Testa o croce? Se siete testa siete liberi, altrimenti in croce. Lancio io. Devo uscire testa. Lo lanci e poi fai. Testa. Oh, grande. Che go più che è. Siamo liberi. Si intasca il 2 euro. E passo. No dai, tieni. Scherzo, vai giù a prendere la valigia che la apriamo. Qui non c'è niente. Pulito. C'è la testa là. Dai. E ringrazia il Signore che ci siamo liberati. Perché scendere da qua legati era una rogna. Bene. Eccoci la valigia. Vai, esperimento. Contiamo tutti su di te. E mettile via magari, esatto. Steckel è l'ultima, È il bune. Ma che cocomero. L'ultima. Incredibile che abbiamo trovato 10 chiavi alla decima. Abbiamo trovato il tesoro finalmente. Ah, dici che è il tesoro? Ti ho detto. C'è un altro indizio. Mo. Sì, quindi quella sarà chiusa. Se la cesta con il vostro tesoro volete aprire, un cacciavite dovrebbe servire. Chissà in che cantina si possa scoprire. Cosa ho visto prima? Chissà sotto. Che in cantina. Sotto? Sì, cacciavite nero e rosso. Vedete l'ingegner cane? Quello di Fabio De Luigi. Aspetta. Ti faceva mai dire gol. Andiamo a vedere, a trovare cacciavite, ma
diciamo che l'ho già visto prima, quindi sono abbastanza tranquillo. Ah, eccoci, il dai. L'ho trovato prima. Mi ha detto, mi piace avete qua, lo so. Vediamo se abbiamo trovato qualcosa. Dai, usciamo che dai. Apriamo il tesoro. Ta-ta-ra, ta-ra-ta-ra-ra, ta-ra. Ta-ta-ra. Una faccetta per uno. Questo si è aperto. Oh, c'è il te. Oh, regalo. Ragazzi, abbiamo trovato un portachiavi Synapse X con un adesivo unicicola. Questo è un tapiro d'oro. Ah, Gio, ho trovato i cash. Questi li unboxo io. Spero anche siano tanti. Il tesoro. Ah no, che ne mia, adesso non ci c'è la boletta da pagare. Buono gioca pizza per due persone. Andiamo a mangiare la pizza, Gio, te la offro io. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video fino a questo punto. E come avete visto, nella valigia del tesoro c'è un buono gioca pizza per due persone. Il commento sotto il video che riceverà più like e ovviamente deve essere anche molto simpatico vincerà proprio questo buono. Quindi ragazzi, commentate e mettete like al video e che dire, che vinca il migliore! Bello però, perché se non sai come organizzato ti diverti anche. Sì, perché ti come... devo dire. Esatto. Momento per lezioni è utile. C'è ancora gente che se lo chiede. Chi è stato quell'uomo? Chi è stato quell'uomo?